Giorgio Repetto, allora prosegue il ritiro del Pescara ad Atri dopo Pizzoferrato e Boario, insomma si continua a lavorare per farsi trovare pronti all'appuntamento col campionato. Beh sì, l'idea sarebbe quella, speriamo che vada tutto bene, no? Sia il tecnico che i giocatori si stanno sottoponendo a oggi, credo quasi a un mese di ritiro che proseguirà ancora per qualche giorno. Stiamo in allestimento, diciamo, quindi non c'è nulla di ancora completamente definito e stiamo cercando di trovare diciamo le persone giuste per coprire quei due o tre tasselli che forse ci possono ancora servire. A proposito, quali sono questi giocatori che potrebbero fare a caso il Pescara? Si parla di Buchel e Zampano, tanto per fare qualche nome. Vabbè, questi oramai l'avete già detto e scritti 10.000 volte. Sì, ci sono loro, però non è detto che siano loro. Voglio dire, noi proviamo a sondare il terreno su molti fronti. Può essere giocatori giovani come questi o anche giocatori più esperti, quindi non saprei dirti se saranno loro. Anche perché in questo momento forse abbiamo più esigenza di trovare qualcosa che possa servire all'allenatore, oltre che a sinistra, magari al centro della difesa. Quindi la partenza di Capuano, diciamo, vi obbliga in un certo senso a prendere un altro centrale? Beh, ci obbliga per modo di dire, perché Del Fabbro secondo me è un giocatore che, se il Cagliari ha fatto esordire in Serie A 2 anni fa come un 97 di adesso, credo che abbia le doti per poter giocare anche in B, però siamo vigili e vogliamo soprattutto trovare giocatori che possano fare felice l'allenatore in partenza, che poi l'idea di chi gioca per noi non è importante, se uno ha 30 o ha 20, l'idea sarebbe di vedere in campo i giovani, però sappiamo benissimo che ripartendo praticamente quasi da zero è quasi impossibile vedere una squadra solo di giovani in campo.